Ieri l'Aula Magna di Ateneo ha ospitato la Lectio Magistralis dell'ingegnere Francesco Storace, CEO e General Manager di Enel, che ha raccolto l'attenzione della gremita platea con una relazione tematica sulla transizione energetica e sul ruolo di Enel nel sistema nazionale e globale. La Lectio si è aperta con una riflessione sulla profonda trasformazione che investe il settore energetico. Le tecnologie rinnovabili sono diventate sempre più economiche, passando dall'essere alternative al diventare convenzionali nel nostro sistema energetico. Fornire elettricità sempre più da fonti rinnovabili ed elettrificare i consumi è la chiave per garantire un futuro sostenibile. Se è vero che l'evoluzione delle rinnovabili nell'ultimo decennio ha superato tutte le aspettative, l'approccio di Enel è puntare a una generazione sempre più rinnovabile diffusa sul territorio. La mattinata di ieri si è conclusa con un tour dell'amministratore delegato di Enel all'interno dei laboratori di ricerca dell'Ateneo, in particolare delle strutture che operano nei settori ambientale e del risparmio energetico. Diciamo che l'Italia ha, non so se per meriti o per caso, un ruolo abbastanza particolare, nel senso che ci troviamo abbastanza ben messi nella direzione in cui sta andando il mondo. Ripeto, non sto giudicando se l'abbiamo fatto coscientemente o meno, però in questo momento l'Italia si trova ben messa sia dal punto di vista della trasformazione digitale sia dal punto di vista della trasformazione del mix energetico e di conseguenza ha un vantaggio da sfruttare. Se vuole, oppure semplicemente aspettare la prossima volta. Quindi penso sia interessante vedere anche i ragazzi cosa ne pensano. In che direzione si va nei prossimi anni da questo punto di vista? Quello che succede è che man mano che si va avanti nel tempo e le trasformazioni guidate dall'evoluzione della tecnologia ci toccano. Si raccorcia il tempo di previsione, quindi possiamo dire che succederà nei prossimi 5, massimo 10 anni. Dopodiché diventa veramente futile cercare di indovinare. Quindi il problema è accorciare un po' i tempi di reazione, i tempi di programmazione, i tempi di realizzazione per stare all'interno di questo orizzonte di previsione che si accorcia.